Allora, che cos'è un'obbligazione? Come possiamo definirla? L'obbligazione è un istituto del diritto civile che si concreta, cioè che consiste in un rapporto giuridico, quindi un vincolo, che lega un soggetto attivo e un soggetto passivo. Quindi ripeto, l'obbligazione è un istituto che si concreta in un vincolo tra un soggetto attivo e un soggetto passivo. Soggetto attivo che acquista il nome di creditore, soggetto passivo che acquista il nome di debitore. Creditore e debitore che rimangono legati tra loro da un vincolo. Un vincolo tendenzialmente stabile ed inscindibile, salvo che l'obbligazione venga estinta, normalmente attraverso l'adempimento. E allora Fulvio mi deve 5.000 euro? Tra me e Fulvio esiste un legame giuridico, un vincolo giuridico tendenzialmente stabile, tendenzialmente inscindibile, dove io sono il soggetto attivo, lui è il soggetto passivo. Quell'obbligazione si può rompere, quel vincolo può venir meno solo se lui adempie o con altri metodi estintivi dell'obbligazione. I romani dicevano obligatio est iuris vinculum, l'obbligazione è un vincolo di diritto.